Un minuto di storia con Padre Pio dal convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna. Ci troviamo proprio nei luoghi in cui ha dimorato Padre Pio da Pietrelcina nel 1916. Ecco, un corridoio, la clausura, all'epoca questo era luogo di clausura perché vi era le celle dei frati, e immaginiamo di essere nella clausura del convento di San Giovanni Rotondo, perché il 28 aprile del 1964 padre Michele Placentino è stato testimone di un fatto particolare che è accaduto tra padre Pio da Pietrelcina e un altro frate, padre Dionisio da Cervinara. Questo frate a cui padre Pio voleva tanto bene, ma era gravemente malato. Lui andava spesso in clinica, così come la definivano, la Casa Sollievo della Sofferenza, per diversi e continui controlli. In quell'occasione vi erano padre Pio, fra Dionisio, e poi dietro vi era padre Michele Placentino che assisteva la scena. E immaginate tutto il corridoio della clausura che insieme hanno percorso padre Pio e fra Dionisio. Padre Michele ascolta la conversazione dei due, perché era proprio quasi un metro, due metri dietro, e fra Dionisio continuamente chiedeva a padre Pio: padre spirituale, così lo chiamava i suoi confratelli, padre spirituale, ti prego, ho bisogno di un aiuto, parla tu con Gesù, fa che io guarisca perché io sto tanto male, solo tu puoi aiutarmi, tu puoi. Ecco, padre Michele racconta che era quasi straziato da questa richiesta di fra Dionisio nei confronti di padre Pio, ma padre Pio non parlava, ascoltava e con la testa bassa si faceva accompagnare alla sua cella, la cella numero 5. Questa insistenza, infatti padre Michele Placentino nelle sue memorie scrive, erano quasi delle insistenze che mi facevano rivoltare il cuore per quello che fra Dionisio diceva a padre Pio. E padre Pio disse: e lasciami stare, pensa più a prepararti alla morte e all'incontro col Signore. Beh, queste parole lasciarono un po' perplesso fra Dionisio, che si fermò. Padre Pio intanto era arrivato alla sua cella, entrò nella cella numero 5. Padre Michele nelle sue memorie racconta: beh, io sono rimasto perplesso di questa situazione perché quelle parole talmente forti sono risuonate in quel corridoio come un tuono per me e per fra Dionisio. Lui scrive che all'inizio non capì, rimase perplesso, ma poi capì tutto, perché dopo qualche giorno fra Dionisio è morto. Era talmente grave che nemmeno il Signore, nonostante le preghiere di padre Pio, se l'è sentito di lasciarlo sulla terra e quindi lo ha chiamato a sé. Ecco, le parole di padre Pio, parole profetiche nei confronti del suo confratello, di pensare in quel momento alla salvezza dell'anima più che alla salute e salvezza del suo corpo.